sul lavoro, no? Mario Rosetti, il fisico, lui è uno di quelli che studiano l'intelligenza artificiale, forse sì, in Italia sì, come no. Uno certo. dei più importanti. Lui ci ha raccontato di un suo ex allievo che poi è diventato un professionista importante, che ha messo a punto un'app che formula i contratti di prestito per le banche. Gliel'ha comprata la Standard & Poor's e hanno sperimentato per 3 anni questa app, e dopo 3 anni di sperimentazione hanno deciso che tutti i contratti fatti dall'app, ovviamente questa app incamera tutti i contratti fatti da Standard & Poor's da quando è nato, tutta la legislazione americana che poi lì fa giurisprudenza, le sentenze, quindi figurati, c'è un materiale infinito, hanno caricato tutto quello che serviva, insomma. Ovviamente a questo punto c'è anche tutte le caratteristiche dei clienti, che quelli lì si comprano da Google ormai. Questo, metti insieme tutto questo, dopo 3 anni notano che tutti i contratti redatti dalla macchina, cioè dall'applicazione, sono più vantaggiosi per la banca ma anche per il cliente. E la redazione di un contratto fatta da impiegati, dirigenti, tutti quelli, comporta 38 ore di lavoro. Per redare un contratto la macchina ci mette 0,011 secondi. Quindi, conclude Rosetti, la Standard & Poor's ha 4.000 dipendenti, praticamente sta facendo già welfare. Non hanno nessuna intenzione di licenziarli, perché l'utile è talmente alto che conviene tenerli rispetto al tumulto sociale che succederebbe se licenziassero tutti. Allora questo ti pone un problema, quando a me mi parlano di salario minimo dico che è sacrosanto, e d'accordo, facciamo il salario minimo subito, però di salario minimo si parla ad ogni... Quando mai hai sentito parlare di sta roba? Perché questo è il problema, perché da qui poi derivano tutti i problemi. Ma di che natura è questo problema? Harari dice: non sottovalutate il significato sociale degli Hasidim. Lui vive a Gerusalemme, quindi fa quell'esempio lì. In Israele sono quasi 1 milione che vengono stipendiati dallo Stato per studiare la Bibbia, la Torah, e per fare figli. Sarebbe un reddito di cittadinanza. È un reddito di cittadinanza motivante. Il reddito di cittadinanza è demotivante se non sì, perché c'è. Era concepito come politica attiva, certo, del lavoro, e siccome il lavoro non c'è, certo, e siccome bisognerà fare il reddito di cittadinanza perché gli utili con le macchine, ma lo sono già, cioè il lavoro è diventato inutile, cioè diventa inutile il lavoro, che è un sogno dell'umanità. Ma il problema è come facciamo? È quello che manca. Certo, bisogna creare occupazioni motivanti. Allora, creare luoghi di senso, luoghi di aggregazione, dove l'umanità possa continuare a evolversi, non in maniera brutale. Cioè, è questo il punto. Cioè, il problema non è più il lavoro. Adesso sì, contingentemente sì, ci mancherebbe ancora per un bel po' di anni e di decenni forse, ma bisogna prepararsi adesso per quello, certo, che succederà tra 30 anni, quando veramente non servirà più lavorare. Il reddito, cioè, universale sì. In realtà è questa roba qua. Sì, poi... però le baby gang di Falchera o li fai diventare operatori sociali, ma bisogna investire però sulla scuola, oppure continuano ad essere baby gang. Anche perché poi se non hai niente da fare, la droga è l'unica possibilità. Sì, c'è anche l'idea del culto della ricchezza. Sì, ma come la guerra è la stessa cosa. O troviamo qualcosa di più eccitante della guerra, se no la guerra è bella anche se fa male. L'unica cosa più eccitante della guerra è la convivenza, trovare il modo. Ma non eccitantissimo perché dice, tu sei buonista. No, no, perché so che è difficilissimo. E tutte le cose difficili sono coinvolgenti, sono belle. Beh, siamo dentro quella roba lì, di comprendere fino in fondo che il lavoro, la grande il lavoro, produzione... Io non direi il lavoro, ma il lavoro salariato. Cioè, nel senso che tu sei reso attivo in questa società, se l'investimento in denaro che viene fatto anche sul tuo lavoro rende, produce profitto. Se non produce profitto, tu sei socialmente inutile.